la fase 2 come si riparte da un punto di vista sportivo? Pensiamo per esempio agli allenamenti fisici, alle palestre, ma anche al calcio giocato. Cioè, la fase 2 secondo me è un gran macello, innanzitutto perché non si riesce a capire dove si può iniziare e dove si può finire. Io personalmente sono dottore in scienze motorie e manager per le attività motorie e sportive, ma in questo momento lo Stato non mi dà nessun tipo di garanzia, anche perché non mi fa capire su dove mi posso muovere, no? Qual è proprio l'ambito sulla quale io posso cercare di lavorare. Mi dice: ok, puoi fare allenamento individuale all'aperto, ma con chi? Ma dove? Perché ovviamente se andiamo per tutti quanti i parchi, dentro il cotone sono chiusi. Lato calcistico è anche quello un gran macello. Ciao. Perché se noi parliamo di un atleta che cerca di fare un allenamento individuale per il gioco del calcio, ma di che stiamo parlando? Cioè, un atleta come viene in mente di potersi allenare da solo, in stretto contatto con un preparatore atletico, senza poter vivere la contestualità della squadra? Mentre abbiamo visto come la Serie C ha già effettuato le promozioni, però manca ancora la Serie B, mentre in Serie A ci sono nuovi contatti. Allora, guarda, in maniera molto 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 sincera, per me i campionati non dovrebbero ripartire, bisognerebbe un attimino inventarsi un modello sano, e nella Serie B ovviamente si deve andare a tenere conto di quello che è la classifica al momento, cioè primo, secondo e terzo salgono. Come ha fatto la Serie C? Gli ultimi tre retrocedono e amen. So che dietro ci sono dei problemi economici, perché poi ovviamente il calcio è un business, però alla fine dei conti non è sensato cercare di andare a fare una partita in queste condizioni. Non sai se il tuo avversario è asintomatico, non sai se ha dei problemi, ma poi un atleta come vuole andare in un campo a giocare dove non vede l'approccio del suo pubblico? Cioè, è una cosa demotivante al massimo. Ma secondo Domenico Rigillo, il calcio quando ripartirà? Parliamo sia di quello professionistico che dilettante. Allora, ovvero ripartirà ad agosto, ricominciando con il nuovo campionato, o che cosa? Allora, guarda, per quanto riguarda le serie dilettantistiche, per me si procederà sicuramente a settembre come tutti quanti gli anni. Per quanto riguarda il professionismo, parliamo di Serie A e di Serie B. Secondo me la Serie B non ricomincerà. L'unico a ricominciare sarà la Serie A, perché là ci sono dei discorsi di introiti molto grandi, che è sbagliato, anche perché un professionista non lo puoi fare giocare. Non puoi fare giocare tre partite a settimana con il campo. Immagina di venire a giocare a Crotone, giocare in Sicilia, giocare in Puglia con 41 gradi durante il giorno e 38 alla sera, con un tasso umidità che ti taglia la gola. E il Crotone? Il Crotone è in Serie A, secondo me. Ah, sì? Sì, ovvio. Sperando di festeggiare sui balconi, perché eviteremo gli assembramenti. Sicuramente dovremmo mettere tutto quanto il cielo sempre più blu in tutta la città e festeggiare con le bandiere. E quindi, a tal proposito, e per finire, come si dice? Sempre forza Crotone. Da Domenico Rigillo. Da Domenico Rigillo, ovviamente. Un malandrino. Forza Crotone. Sempre, forza Crotone, sempre.